Mini recensione da Patreon richiesta da Nicola Fusco, che vuole che faccia due parole non su Psycho di Hitchcock, ma sullo Psycho del 1998, ovvero il remake di Gus Van Sant. Ora, Gus Van Sant è un fissato con Psycho, in realtà ha deciso di fare una variazione pop art sul tema, nel senso che gira lo Psycho portandolo nel 98, ma non ha alcuna rivelanza a livello della trama, e facendo la solita storia: Marion Crane ruba dei soldi, va nell'albergo di Norman Bates, Norman Bates è un pazzo psicopatico, la fa fuori come interesse la mamma. Questa è la storia di Psycho, la sanno tutte, mentre la sorella, un investigatore e un altro la stanno cercando. Ma la cosa bellissima di questo film è proprio che Van Sant colora le tavole di Hitchcock, che in realtà voleva farlo a colori già dall'inizio il film, quindi porta a casa un'idea che Hitchcock voleva portare dall'inizio, e segue pedissequamente il suo maestro, uno dei suoi idoli, e crea questo film, dice, proprio per la gioventù, per far scoprire un grande artista. Certo, c'è un tocco di un po' di autoindulgenza e narcisismo da parte di Gus Van Sant nel voler mettere in scena appunto un capolavoro rifacendolo scena per scena, però all'interno titoli di testa, musica e tutto quale, nonostante Danny Elfman ogni tanto faccia qualche piccola variazione, e che ci sono 12 circa mini scene, piccole cose che a voi scoprire quali sono nella differenza fra questo e quello di Psycho, che però erano in sceneggiatura appunto del film di Hitchcock, che furono cancellati, come la velata non troppo omosessualità appunto qui del grande Vince Vaughn, che al posto di Norman Bates comunque fa la sua porca figura, come Anne Hatch fa la sua porca figura al posto della grandissima Jeanette Day, che poi casco Vico Morti, Julian Moore, William Macy a fare l'investigatore. Quindi un film secondo me molto interessante, che va visto dopo che uno ha già visto Psycho, per capire a modo come un regista possa omaggiare un altro regista senza per questo distruggere la forma dell'opera. Infatti siamo di fronte a un film utilissimo proprio per capire come l'arte popolare possa essere manipolata anche da un regista geniale appunto come Gus Van Sant, che pone davanti allo spettatore tutta la grandezza di Hitchcock, facendogli intuire che se il film fosse stato girato nel 98 a colori sarebbe talmente moderno che nessuno avrebbe nulla da ridire, considerando il fatto che comunque quello del 60 è talmente moderno che nessuno ha ancora da ridire. E quindi cosa posso dire di più di un film che ho comunque sfondato incredibilmente, nonostante io poi sappia a memoria lo Psycho del grandissimo Alfredone? Perché mi ha veramente portato in un'altra dimensione. Le scene aggiunte, le piccole cose cambiate donano un senso appunto gasvanziano, diciamo così, alla pellicola, che non guasta proprio per far capire che comunque il cinema è un certo tipo di arte, che ha bisogno anche di un certo tipo di cultura verso i classici, che qui vengono messi in mostra in maniera pop appunto da un grandissimo come Gus Van Sant, che rievoca le atmosfere di Psycho a colori con un grande cast e riesce a portare a casa un film secondo me essenziale proprio per capire che cos'è davvero un remake di questi tempi, perché qui non siamo di fronte a niente di commerciale, ma assolutamente a una visione artistica di un'altra opera d'arte fatta appunto da un altro maestro come il grandissimo Alfredone, che di sicuro non avrebbe di mortone apprezzato questa operazione. Grande Gus Van Sant, bellissima l'operazione, naturalmente lo Psycho di Hitchcock è intoccabile, e quello è il vero capolavoro.